Comune di Gela e FAI, associazione anti-racket Gaetano Giordano, insieme nella realizzazione del progetto previsto dal PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo Convergenza 2007-2013. Il sindaco Domenico Messinese ed il presidente dell'anti-racket Renzo Caponetti hanno firmato un protocollo d'intesa in cui il comune concede due piani di Palazzo Guttilla in Corso Vittorio Emanuele in funzione del relativo progetto finanziato. Le parti provvederanno di comune accordo ad organizzare eventi e manifestazioni in cui l'associazione anti-racket promuoverà assieme all'amministrazione comunale l'informazione e la sensibilizzazione che riguardano le attività previste dal progetto, con particolare riferimento alla diffusione del consumo critico anti-racket. Una firma importante oggi, una collaborazione con l'associazione anti-racket Giordano che vede rafforzare la legalità nella nostra città. Il consumo critico è un'idea, un pensiero a cui molti imprenditori e commercianti di Gela già hanno aderito e serve per garantire che sia libero da pizzo chi è che praticamente opera nel nostro territorio. È un progetto importante, un progetto di legalità che consente finalmente di poter dare sviluppo al nostro territorio e per questo noi abbiamo aderito a questo progetto importante insieme all'associazione anti-racket che fa da sentinella nel nostro territorio per poter migliorare ogni giorno la vivibilità di Gela. I lavori però già sono partiti da una quindicina di giorni, siamo a buon punto e io penso che l'amministrazione comunale assieme al consulente, dottor Lombardo, Toto Lombardo, che è il progettista. Sicuramente io penso che riusciremo prima della fine dell'anno ad avere di nuovo la nostra sede meglio di prima. Anzi, la nostra sede sarà la seconda sede della FAI, quindi ancora più forza darà a tutti i nostri imprenditori, commercianti che hanno già sottoscritto il modello del consumo critico, quindi ancora più vigore, ancora più spinta, ancora più disponibilità daremo ai nostri imprenditori e commercianti nella cittadina nostra. Pago chi non paga. Il progetto fu finanziato negli anni scorsi grazie alle risorse del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, che prevedeva la costituzione di una rete per il consumo critico anti-racket, la diffusione ed il consolidamento di un circuito di economia fondato sulla legalità e lo sviluppo.